Salve e bentornati su Viral Top Italia, il canale del mistero. Torniamo con la nostra rubrica del sabato, ove delizieremo i vostri occhi con alcuni video davvero interessantissimi. Prima di continuare a vedere il video, se volete, iscrivetevi al canale, mettete like, commentate e condividete sulle vostre pagine social. E dopo aver fatto questo, mettetevi comodi, perché oggi in Viral Top torniamo con una nuova compilation di presunte attività paranormali catturate in video. Prima di cominciare volevamo ricordarvi che non ci assumiamo alcuna responsabilità riguardo la veridicità dei video, ma lasciamo a voi spettatori credere o meno alle cose che vi mostreremo di seguito. Mi raccomando, ci teniamo a sapere voi cosa ne pensate, scrivetecelo nei commenti. Grazie e buona visione. Apriamo la nostra compilation con questo video che proviene dal canale YouTube di un utente che si fa chiamare Highway9. Il suo canale tratta contenuti sulle auto o dei suoi animali domestici, ma un giorno condivise un video piuttosto strano. Prestate attenzione. Ma forse il fatto più oscuro riguardante questo video è che Highway9 da allora non ha condiviso più nulla, scomparendo da tutti i social network. Un utente di Reddit di nome Xiaolin Popei condivise ciò che accadde durante una videochiamata con alcuni dei suoi amici. Prestate attenzione e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. So, there we go. That is end of round number 3. Whoa. Did you guys just see that and hear that? I heard like a bonk. What? Did you not hear that noise? I heard a bonk, yeah. My suitcase just moved across the room by itself. Un ragazzo di El Salvador, di nome José Manuel, è solito condividere materiale paranormale sul suo canale YouTube. Egli di solito esegue alcuni dei più famosi giochi di evocazione e nella stragrande maggioranza delle occasioni riesce a catturare situazioni molto agghiaccianti. Proprio in uno di questi rituali, che consiste nell'aprire un portale adimensionale per invitare un demone in casa per rispondere a 3 domande, José riuscì a registrare la strana presenza che era lì con lui. Dammi una señal de que ya estás aquí. Ok. ¿Te puedes ir? Ya no quiero jugar. Están escuchando mucho ruido. Vete.
Se acaba de ver. Acabo de ver. Algo gris. ¿Estás aquí todavía? Chiudiamo la nostra compilation di oggi con un video di Franco TV, un investigatore del paranormale americano che decise di condurre un'indagine in uno dei cimiteri più infestati della Florida, nel bel mezzo di una città in piena quarantena. Durante quell'indagine, Franco si imbatté in qualcosa di davvero inaspettato. Hello? Ma'am? Do you need help? Do you need help? Se ci pensiamo, non è normale che una donna di quell'età si ritrovi da sola in un cimitero a tarda notte. Specialmente in un periodo dove è proibito uscire di casa per la quarantena. Molte persone sono sicure che questo video sia la più grande testimonianza di un'apparizione spettrale. E voi, cosa ne pensate? Questo è tutto per ora amici, vi ringrazio molto per aver visto il video, se vi è piaciuto non dimenticate di dare like e condividere, di seguirci ed attivare la campana. Prego, lasciate un commento. Se volete seguiteci sulle nostre pagine social che troverete in descrizione, abbiamo creato un gruppo su Facebook, entrate a farne parte. A risentirci alla prossima, un saluto da parte dello staff di Viral Top Italia.